Nuova puntata di ore 17 live. Naturalmente ringraziamo tutti quelli che ci stanno ascoltando, che ci guardano, che ci vedono. Ringraziamo Prima Free che ci trasmette, eccetera, eccetera, eccetera. Naturalmente ringraziamo Made in Polesine e Promozione Italia, che è appunto la produzione di questo programma. Che dire, oggi doveva finire la prima fase, dovevamo uscire belli e felici dal 3 aprile, oggi è 3 aprile, invece siamo ancora qua aspettando la seconda fase. Che dire? Speriamo di resistere, già un bel po', ormai praticamente un mese che siamo in casa e comincia un po' a esserci qualche segnale di nervosismo. Allora, quando finirà questa emergenza? Vogliamo saperne un po' di più. C'è una serie di domande che appunto sono queste. Vediamo se riusciamo a leggere. Quando comincerà quella che il Premier Conte ha definito la fase 2 dell'emergenza coronavirus? Punto di domanda. La data del 16 maggio individuata in uno studio del EIF è plausibile? Ecco qua, qua arriva Borelli, che è il capo della protezione civile, che dice: se l'andamento non cambia potrebbe essere, come potrebbe essere, prima o dopo. Allora, che dire, secondo me abbiamo bisogno, noi cittadini, di saperne un po' di più, praticamente cosa succederà fra 10 giorni, fra 20 giorni. È vero che nessuno ne sa più di tanto, però questo tira e molla, allungare giornate, non giornate, eccetera, decisamente non fa bene primo all'informazione e poi al vivere di noi chiusi qua in casa. Ecco, per esempio, non vorrei succedesse questa vignetta: papà, fino a quando durerà la quarantena? La stessa domanda che avevo fatto a mio padre alla tua età. E guardate naturalmente il calendario 2040. E allora, signori che ci state governando, capiamo tutte le necessità e tutte le difficoltà del caso, però effettivamente abbiamo bisogno anche di risposte. C'è qualche scuola di pensiero che dice che dovrebbero riprendere le fabbriche quanto prima, perché effettivamente ci sarà fra poco anche un'emergenza economica. Questo ce ne rendiamo conto anche noi che non siamo degli esperti, però sappiate che non possiamo permetterci e non vi potete permettere di tenerci così all'oscuro di ogni cosa. Vogliamo saperne un po' di più. Ma chi siamo noi? Allora, come sempre, ci colleghiamo con la diretta del direttore Compostela dell'USL5, Polesana, per saperne un po' di più della situazione ad oggi, 3 aprile. L'elemento, come dicevo, certamente incoraggiante è la riduzione del numero complessivo dei ricoveri rispetto alla giornata precedente, è la riduzione del numero dei ricoveri in area critica, in terapia intensiva, rispetto alla giornata precedente. Questo vuol dire che curiamo le persone, le stiamo anche curando bene, perché vengono dimesse dall'ospedale, perché escono dalla terapia intensiva, e vuol dire anche che l'aggressività del virus, quella virulenza, aggressività sul piano clinico che abbiamo visto nei giorni scorsi, sembra si sia un attimo rallentata. Questo per quanto riguarda il quadro generale. Per quanto riguarda il quadro invece locale, ecco, vi sono due aspetti: uno relativo ai riscontri di positività che abbiamo avuto per le persone, diciamo, sul territorio, e poi c'è un aspetto legato al tema case di riposo, in particolare sempre alla casa alla struttura di residenzialità extraospedaliera, il centro servizi di Fratta Polesine, dove abbiamo anche oggi, a seguito di tutta la serie dei tamponi che abbiamo eseguito su tutti gli ospiti, abbiamo il riscontro di nuove positività. I tamponi erano stati eseguiti tutti in un'unica soluzione, stiamo avendo i risultati scaglionati nell'arco di 3 giorni, ma poi torno nello specifico. Abbiamo il riscontro di 3 nuovi casi di positività, 2 dei quali hanno portato al ricovero. A dimostrazione ancora una volta che il virus è presente e che è un virus impattante dal punto di vista anche delle possibili conseguenze sul piano clinico.
Chiuderei con diciamo, il bollettino sanitario anche dell'ospedale. Noi oggi abbiamo ricoverati, abbiamo un totale di 43 ricoverati, 6 sono in malattie infettive, 4 di ieri, 2 di oggi. Scusate, i 4 di cui vi ho parlato ieri, i 2 di cui vi ho parlato oggi, sono stati ricoverati ovviamente prima di oggi e di ieri. E, quindi abbiamo 43 ricoverati allo stato attuale, 6 malattie infettive. 26 in area Covid a 300, tra terapia semi-intensiva respiratoria e diciamo l'area delle malattie infettive, l'area non critica, quindi dell'area Covid non critica, 37 persone e abbiamo. Quindi vi dicevo 26, scusate, 26 in area Covid tra semi-intensiva respiratoria e medicina Covid e 11 pazienti in terapia intensiva. Erano 9 fino a ieri, si è aggiunto un nuovo paziente che è entrato in terapia intensiva proveniente dai ricoverati che avevamo e abbiamo anche accolto in terapia intensiva un paziente che proviene dalla Lombardia. Rieccoci in diretta. Naturalmente il nostro programma, diciamo che come base di struttura ha le telefonate. Abbiamo anche oggi una serie di telefonate interessantissime con Graziano Zalin, che è un consigliere regionale. Capiamo, tra l'altro, di minoranza, quindi capiamo la minoranza come sta affrontando e come sta guardando le mosse della governance, appunto, di Zaia. Poi volevamo sentire una serie di imprenditori. Una delle aziende più in difficoltà, una delle categorie più in difficoltà sono gli amici della ristorazione, bar, ristoranti, eccetera. Per capirne un po' di più, per sentire un po' il polso della situazione, ho il piacere di avere al telefono Adriano Furlan, conosciutissimo in Polesine, che da poco tempo gestisce un ristorante importante a Goro in provincia di Ferrara, quindi anche a lui chiederemo come va la situazione, tra l'altro da due confini diversi, da Emilia-Romagna e Veneto. Ascoltiamo. Con l'amico Adriano Furlan, grande personaggio, conosciutissimo nella zona polesana e non solo. Ciao Adriano, come stai? Buongiorno a tutti, ciao Leandro, ciao qui da Goro, stiamo veramente bene noi, dai, visto tutte le... Dimmi Allora, andiamo tutto. subito al dunque. Parliamo di Devi. aziende, di difficoltà nel settore. E come la vedi la ripresa? Se ci sarà ripresa e quando ci sarà la ripresa? Le aziende, sai, soffrono tutte purtroppo, compresa la nostra, però dai. Ottimismo c'è perché almeno nel comune di Goro, sai, la gente consuma, è gente splendida, non ha nessun problema. Certo, sai, sono in casa, si comportano veramente bene, sono bravi. Penso che la ripresa ci sia, sai. È un po' lenta, ma forse meglio di prima perché abbiamo imparato molte cose da questa crisi. Ecco, tu hai detto abbiamo imparato molte cose. La prima cosa, secondo me, che abbiamo imparato o che dovremmo imparare? La prima cosa è essere molto più solidali tra di noi, perché abbiamo capito che il mondo non è molto, molto grande, è piccolo in realtà. Hai visto, ha colpito tutti, grandi e piccoli. Quindi siamo tutti assieme. Goro è già una comunità, secondo me, molto coesa, molto... si vogliono tutti bene, insomma. Io sono venuto qua da 2 anni e sto bene, perché anche la mia azienda non va male, siamo tranquilli, paghiamo i nostri dipendenti e adesso speriamo che il governo ci aiuti in tutto. Ecco, tu ci dicevi fuori onda che, per esempio, il titolare dei muri della tua azienda giustamente ha detto: guarda, per primo sono disposto a rivedere, aspettare un pochino. Quanto sarebbe importante però che questo non arrivasse da un singolo imprenditore, ma a livello nazionale rivedere o perlomeno congelare gli affitti, eccetera?
E diciamo che il mio locatore mi ha detto tranquillamente, io gli ho detto guarda, ti do le chiavi indietro perché pagare ogni mese senza incassare dura. Lui gli ha capito subito, mi ha detto guarda, stai tranquillo, aspettiamo la ripresa e poi ne parliamo, quindi è stato molto, mi ha tranquillizzato, insomma, mi dà forza ad andare avanti. Spero che lo facciano un po' tutti perché alla fine dobbiamo dividerci le spese. Alla fine le spese sono quelle, un po' a testa vedrai che nessuno gli toccherà niente e il governo naturalmente deve fare la sua parte. Quanto inciderà il fatto che tanti dipendenti non lavoreranno o lavoreranno molto meno? Allora, in realtà ho due dipendenti fissi che abbiamo chiesto naturalmente il supporto dello Stato e poi le chiamate non si sa come fare perché i ragazzi che lavoravano 4 ore alla settimana a chiamata, sai, sabato e domenica, non so, io ne ho 3-4, pensa, perché lavoriamo molto il sabato e domenica, adesso questi sono a casa purtroppo, non so come aiutarli, non so cosa farà lo Stato per loro. Perfetto. Allora, però prima di lasciarti io voglio una botta di ottimismo perché so che tu sei una delle persone più positive che conosco e io ti conosco molto bene visto che siamo anche stati a scuola insieme. Quindi Certo, dammi una botta di certo. ottimismo come solo tu sai dare. No, ragazzi, tranquilli perché ritornerà tutto come prima e meglio di prima, sicuramente. Vedrete che poi faremo delle gran feste. L'importante è che adesso, proprio in questo momento, ancora un po' soffriamo. Stiamo a casa, ormai ci siamo abituati, rimaniamo ancora per un po'. Vedrete che poi torneremo tutti fuori. Ciao Leandro, grazie. Grazie a te Adriano, ciao. Grazie Adriano, sempre anche brillante e come sempre, sempre ottimista. E questo ci fa piacere, forse una botta di ottimismo ne abbiamo bisogno più che mai, più che mai. Diamo una lettura un po' ai giornali e vediamo cosa i giornali in questo momento qua ci stanno spiegando e stanno approfondendo. Naturalmente il giornale di riferimento anche oggi è il Gazzettino, guardiamo un po' la pagina nazionale e poi subito dopo la pagina diciamo locale della provincia di Rovigo. Pagina nazionale, c'è la sperimentazione per fare dei test sierologici per fare uno streaming un po' più avanzato e accurato della popolazione. Pronto a partire anche in altre regioni, c'è chi comincia con le case di riposo. C'è l'intervista al virologo Giorgio Palù, sistema poco affidabile, si chiede. Falso, l'efficacia è del 97%. Il coordinatore del progetto parla gente che non sa, costa meno di 10 euro e quindi c'è appunto la possibilità di avanzarlo e aprirlo a una platea molto più ampia. L'esame andrà ripetuto a distanza di 14 giorni e troveremo i contagiati asintomatici. Altra pagina. La regione potrebbe valutare di estendere la diagnosi in diretta anche ai lavoratori delle aziende. Ecco, un'altra notizia abbastanza importante, si conferma la flessione dell'epidemia, ma i morti purtroppo restano troppi, 760 morti al giorno. Più test e meno positivi, mai così pochi ricoveri. E un'altra nota di costume, anche di positiva, emergenza al nord-est, Prosecco immune dal virus, le vendite vanno a gonfie vele. Per la DOC, per la zona appunto di origine controllata, confermata la produzione disponibile, 2 milioni e 217 mila ettolitri. Bene la grande distribuzione, Nardi, è un prodotto legato alle nostre abitudini. E speriamo magari che anche questa sia una nota positiva e da qua ripartire. Aziende che cambiano, la Nardini, che è la famosa azienda che produce la grappa, sta facendo anche lei le bottiglie igienizzanti per mani. A Spinea, la ditta Torrida, o Terrida, scusate, da stop alle borse si producono mascherine in pelle. Ad Olo la Vempa trasforma le maschere in snorkeling e le fa diventare respiratori. Poi dopo c'è una nota che vorremmo capirne un po' di più, magari proveremo a sentire magari domani altri protagonisti che ci possono rispondere a questo. Il giallo dei materiali della protezione civile. Ne mancano 341.000. La regione scrive al commissario Arcuri, risultano inviati 47 milioni di mascherine, ma qui ne sono arrivati 2,1. E quindi appunto ne vorremmo sapere un po' di più. Ve l'avevamo annunciato, e adesso c'è l'intervista telefonica fatta l'altro giorno a Graziano Zalin, che è un consigliere regionale di
di esperienza, perché è già alla seconda legislatura, e quindi vogliamo un pochino capire se le mosse che sta facendo la Regione Veneto, essendo lui poi tra l'altro consigliere di minoranza, sono giuste dal suo punto di vista e se vanno per il verso giusto per risolvere appunto i problemi contingenti del momento. Al telefono Graziano Azzalin, consigliere regionale della Regione Veneto, che salutiamo e gli facciamo la domanda di rito. Come va Graziano, come stai? Buonasera, grazie, ciao Leandro, grazie dell'opportunità che mi offri, diciamo, di parlare anche con i nostri ascoltatori. Ma la situazione nel Veneto, diciamo, non vorrei essere frainteso, va meno male, ecco, che dalle altre parti sotto un certo profilo. È una situazione nuova, ovviamente anche per noi, una situazione imprevedibile. In qualsiasi programmazione credo che non potevamo pensare a una situazione del genere. Diciamo che alcune cose hanno funzionato e stanno funzionando bene, altre, come tutte, potrebbero funzionare indubbiamente meglio. Per quel che mi riguarda, pur essendo all'opposizione, riconosco un impegno, diciamo, della giunta regionale su questo, anche se alcune incongruenze vanno migliorate da subito. C'è una sovrabbondanza comunicativa che a volte ha degli aspetti ridondanti, anche alcune cose contraddittorie. Questa cosa delle mascherine, per esempio, ha riservato un po' di contraddizioni nella sua gestione, anche nel merito delle mascherine stesse, che in parte che sono state fornite non erano proprio idonee, e la gente pensava invece di ricevere un dispositivo. Ecco, ma la sanità veneta, che fino a ieri consideravamo e la considero ancora un'eccellenza rispetto ad altre sanità di altre regioni, si è dimostrata all'altezza secondo te, oppure ha rilevato delle criticità che non si aspettava? Ma allora, diciamo che il rilievo principale secondo me va sulla diciamo, l'organizzazione della sanità nel suo complesso a livello nazionale, ovvero il problema vero dell'organizzazione sanitaria in Italia, al di là degli aspetti regionali, su cui non mi sottraggo alla domanda, ma voglio partire da qui, sta proprio nella sua frammentazione. Noi abbiamo un quadro, diciamo, organizzativo della sanità in questo paese diverso da regione a regione, con modelli diversi, con approcci molto diversi, e quindi questo poi alla fine, in una situazione di emergenza di questo tipo, che ha coinvolto tutti, che non vede, che non si ferma ai limiti amministrativi, le problematiche appunto non si fermano nei limiti amministrativi, nei perimetri delle regioni, nei confini regionali, e dimostra tutta la sua inadeguatezza. Per cui, se anche in futuro un insegnamento da trarre è proprio questo: se anche in futuro andremo avanti in questo modo, con un'organizzazione regionale della sanità in questo paese, è che bisogna, diciamo, ridurne la frammentazione, e alcuni punti devono essere uniformati. Il Veneto ha fatto meglio di altri su alcune cose, però ha messo in evidenza anche alcune criticità. Credo che anche questa emergenza ci debba insegnare dove metter mano. Anche in Veneto, se a livello nazionale c'è stata anche una contrazione della spesa pubblica, il rapporto spesa sanitaria PIL è indubbiamente calato negli ultimi anni, e comunque rispetto in ogni caso ad alcuni paesi europei più avanti di noi, è vero anche che anche in Veneto si poteva fare di più la propria parte. Non abbiamo chiuso, diciamo, certi nosocomi, ma in ogni caso alcuni nosocomi sono stati aperti, ma offrono ben pochi servizi. Grazie a Graziano Azzalin per la disponibilità. Che dire, uno dei settori più, diciamo, in vista in questo momento qua, più controllati, sono i media. I media, che sono croce d'elizia, c'è una grossa polemica sulle fake news, c'è una grossa polemica sugli schieramenti di questo o quel giornale, questa o quella testata. E capiamo un pochino la situazione com'è con due amici, Davide Mila Stefanelli di Radio Diva e Alessandro Brunello di Prima Free. Al telefono l'amico Davide Mila Stefanelli, mio sodale, l'amico di Mille Avventure. Ciao Davide, come va? Ciao Leandro, ciao a tutti. Molto bene. A parte il momento, però, insomma, questo è, non è che possiamo fare più di tanto, insomma, dai.
Ecco, che novità ci sono in radio? Cosa stai preparando? So che stai preparando un sacco di cose per il ritorno. Ci hanno detto che hai un po' di programmi nuovi in cantiere, che probabilmente si aprirà la stagione DAB. Spiegami, dai. Sì, dai, stiamo progettando alcuni programmi nuovi, alcune situazioni che stiamo elaborando e stiamo vedendo, che poi io lo dico agli ascoltatori, ai nostri amici, ma tu praticamente sei già informato un po' di tutto quello che sta succedendo nel mondo di Radio Libera. Stiamo aspettando l'avvento del DAB, che a momenti dovrebbe arrivare. Noi siamo pronti, prontissimi per entrare in questo mondo digitale, che tanto ci farà ampliare in modo particolare il nostro raggio d'ascolto. Diventeremo a livello regionale, la cosa, insomma, ci fa veramente molto 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 piacere. Per il resto siamo in programmazione di questi programmi nuovi che stanno arrivando. Siamo un po' con le mani legate, perché non riusciamo, visto il momento, visto la precaria situazione, non riusciamo a muoverci più di tanto, però insomma, pian pianino stiamo programmando il tutto per la nuova stagione estiva. Ecco, dopo, diciamo, le prove che stiamo facendo qua in nel nostro studio improvvisato casalingo, mi dicevi che pensavi di fare una web TV con i controfiocchi. La faremo? Sì, questo è un altro dei nostri progetti, insomma, che stiamo mettendo un po' bisogno del cassetto, fare anche la TV, magari fare anche, che ne so, magari Radio Diva TV. Potrebbe essere anche questa una cosa o un'altra, o il titolo, poi quello vedremo insieme, anche io e te, visto che sei un lavoratore molto valido, ecco. Ok, Davide, ti saluto, buon lavoro, perché tu stai lavorando più di prima, stai spostando un po' di studi, eccetera, eccetera, eccetera. Il nostro è sempre un lavoro in continua evoluzione. Comunque, volevo cogliere l'occasione per farti i complimenti, perché visto quello che stai facendo a livello di informazione, ti stai veramente dando da fare, e veramente complimenti per tutto quello che stai proponendo, tutto quello che stai realizzando in questi giorni. Veramente bravo, bravissimo. Grazie Davide, sai che ti voglio bene. Ciao, buona giornata. Al telefono Alessandro Brunello, che è l'editore di Prima Free. Buongiorno Alessandro, come stai? Buongiorno Leandro, ciao a tutti. Bene, grazie, dai. Grazie a Dio siamo qua. Ecco, a te naturalmente la domanda che in questi giorni gira: l'importanza dei media e l'importanza di selezionare le notizie e non dare fake news. E come vi state comportando voi all'interno di Prima Free? Beh, credo che il ruolo delle testate giornalistiche in questo periodo sia fondamentale. Ci ha detto anche, ci ha anche gratificato il prefetto di Rovigo circa 2 settimane fa, quando assieme al direttore della nostra testata siamo andati a intervistarla, e quindi sicuramente siamo, diciamo, una base fondamentale per chi ci ascolta da casa, anche perché purtroppo in periodo di quarantena la televisione e anche i sistemi di comunicazione, tra cui i social, sono molto importanti, insomma, anche per un fattore di compagnia, ma anche soprattutto per un fattore di informazione, proprio come hai detto tu e come stai facendo anche tu con il tuo sito internet, insomma. Quindi sicuramente credo che una attenta valutazione e un'attenta informazione e soprattutto un'attenzione di quello che si va a divulgare nei media sia molto molto importante. Quindi bisogna sicuramente fare attenzione, cercare anche di capire quando una notizia è reale e quando è una fake news, è fatta apposta per creare degli allarmismi, degli inutili allarmismi, soprattutto nelle fasce più deboli delle persone, insomma. Ecco, in questo momento, anzi, fino a ieri c'era la competizione tra social e TV. Auspichi una sinergia tra questi due media,
oppure nei tuoi colleghi, io so che tu ci credi a questa sinergia, però nei tuoi colleghi editori non la vedo, e come, cosa ne pensi tu? Ma sto vedendo un netto cambiamento radicale proprio in occasione di quello che stiamo passando in questo periodo, quindi sicuramente c'è più vigore nel cercare di creare una sinergia tra televisione e social network. Lo fanno, come lo faccio con la mia emittente, vedo che anche quasi tutte le altre emittenti del territorio cercano di abbinare la comunicazione tra la televisione e i social network. Ecco, tanto io ti ringrazio perché metti in onda anche le cose che facciamo qua su Made in Polesine, e questo ti ringraziamo veramente. Ormai tu sei in casa, ormai. Sì, ecco, tra l'altro c'è qualche progetto in movimento, quindi ci sentiremo subito dopo sta burrasca qua del coronavirus. Noi ti ringraziamo anche perché, come ripeto, sei l'unica televisione della provincia di Rovigo. E questa qua bisogna sottolinearlo, e sottolineo il fatto che in un momento di grande difficoltà di tutte le TV private, del fatto che tante TV private chiudano, tu resisti in maniera quasi stoica. Complimenti. Grazie Leandro, cerchiamo di fare del nostro meglio, nel nostro piccolo, e i risultati ci vedono, soprattutto anche diciamo gratificati dai telespettatori che di giorno in giorno crescono, soprattutto nel nostro territorio, appunto del Polesine e della Bassa Padovana, dove cerchiamo di avere il nostro zoccolo duro di telespettatori, e noi cerchiamo di essere presenti con informazione locale, cercando di dare un servizio che sia nel limite delle nostre possibilità, che sia affidabile e che abbia una certa credibilità. Grazie Alessandro, buon lavoro. Grazie Leandro, grazie a te, ciao. Ritornato in diretta. Che dire, innanzitutto grazie a tutti quelli che in questo momento stanno collaborando con questo nostro programma, un pochino improvvisato, un pochino fatto con mezzi casalinghi, ma spero sia abbastanza interessante. Gli ascolti ci danno ragione, grazie ancora. Il sindaco d'Italia di Po, che fa, Francesco Siviero, che fa ogni giorno un comunicato, oggi ha fatto un comunicato, secondo me, interessante, importante e anche affettuoso, a una nostra amica che è andata in pensione, quindi Maria Teresa Boscarato, e auguri a tutti quelli che vanno in pensione in questo Chiudo momento. Con una nota positiva per Maria Teresa Casellato, una colonna storica del nostro comune che ha finalmente raggiunto la pensione. Approfitto di questo momento per salutarla, purtroppo non siamo riusciti a salutarla adeguatamente questa emergenza, ci rifaremo poi quando sarà finito tutto quanto, e quindi la saluto, le auguro tutto il bene possibile per questo importante traguardo che ha raggiunto, ma lo definiamo così ogni volta che una persona va in pensione, e un grosso in bocca al lupo insomma per questa sua nuova vita che l'aspetta da pensionata. Quindi ciao Maria Teresa, divertiti, anche se il momento non è dei migliori, e in bocca al lupo per tutto. Angolo dei meme, anche noi facciamo gli angolo dei meme. Allora, cominciamo con un po' di vignette. Questa qua di Macox, naturalmente, è sempre geniale. Altro meme. Cercate di ridurre le uscite per fare la spesa. Una volta alla settimana è più che sufficiente. Ecco, questo qua non è il mio caso, però... Io che torno dal barbiere, a emergenza rientrata. Solidarietà a tutti gli uomini con tanto pelo, ma soprattutto a tutte le donne che hanno la ricrescita. Anche questo è bello, un momento di smart working. La mamma che mette davanti alla porta del suo ufficio. La mamma è in riunione dalle 9 alle 11. Non entrare. Quindi la risposta alle tue domande, alle domande di un bambino è: non lo so, chiedi a papà. No, è in camera tua. Non so cosa c'è per cena. E a lavare. Anche questa straordinaria. Il cambio con i tempi. Fotografata fuori dal supermercato. Viva la fila! Questa per me è geniale. Con i bimbi si può uscire. Ecco, seconda parte dell'intervista a Graziano Azzalin. E ascoltiamo appunto come
alcune cose, alcune considerazioni del consigliere regionale Azzalin. Ecco, il Veneto è patria delle piccole e medie industrie, tanti artigiani, tante piccole e medie industrie. Nella riapertura ci sono gli strumenti per non subire una... Adesso... Sì, no, sì credo che questo sarà una delle... No, no, ho capito. Cioè, beh, il problema riguarda il futuro. È evidente che dovremmo pensare a una ripresa, e si sta pensando in effetti a una ripresa che sarà graduale, che deve avvenire in sicurezza nel mondo del lavoro. Cioè, chi ritorna a lavorare deve avvenire, dovrà essere tamponato, dovrà essere, voglio dire, in qualche modo verificato prima le condizioni anche poi di lavoro, e la ripresa deve essere graduale. Non è che il momento in cui riprendiamo nel giro di un giorno tutto ritorna come prima. Questo da un lato. Le imprese che per mesi sono state, hanno visto in sofferenza fermarsi la produzione e sostenere comunque degli oneri per poter rimanere in vita, devono essere sostenute a nel poter, diciamo, sostenere parte degli oneri che non potranno più comunque essere ripresi, o che comunque potranno essere coperti con una ripresa graduale. E allora occorre intervenire sul credito. In questi giorni la Giunta sta predisponendo delle misure rispetto al credito, che però dovranno avere dei periodi lunghi per quanto riguarda il rientro da parte delle imprese, e pensare anche a piccoli crediti rispetto a piccole aziende e imprese che ci sono nel nostro Veneto. E dall'altro però alcuni oneri devono essere abbattuti anche a fondo perduto, e su questo la pubblica amministrazione deve pensare anche a dei contributi, sempre nella regola, nella trasparenza di quelli che sono, diciamo, gli aiuti di Stato. Ma credo che da questo punto di vista occorrano delle deroghe a livello normativo, occorre intervenire, perché certe situazioni non, voglio dire, peseranno in maniera per sempre nelle aziende. Allora è opportuno abbattere, perché ecco, per questo è opportuno una condivisione anche politica e una collaborazione anche politica sul piano amministrativo. Ecco perché qua non è un problema solo di maggioranze o di opposizioni, eccetera. È un problema che tutti devono convergere, non per dire sì, va bene tutto, ma per andare a risolvere anche questi problemi che meritano l'attenzione e l'impegno di tutti. La ringrazio, è stato gentilissimo. Naturalmente auguri a lei, a tutta la sua famiglia, speriamo di vederci di persona, perché superiamo questo momento di contatto solamente informatico. Graziano Azzalin, io la saluto e la ringrazio moltissimo. Grazie a te Leandro, grazie agli ascoltatori, e a disposizione quando vorrete. Arrivederci. Amici, grazie di tutto, grazie di cuore, grazie che ci avete ascoltato, ci avete seguito, sì, in Facebook. Domani saremo anche in TV con Prima Free alle ore 12. Da Leandro Maggi, come sempre, è un piacere stare con voi. Ciao a tutti. Bouncing around, bouncing.